Oggi siamo con Andrea Zanzini. Andrea, a te la parola, presentati un po' al nostro pubblico. Buon pomeriggio, grazie Marco dell'invito. Mi chiamo Andrea Zanzini, sono direttore di un progetto che è Appennino Lab. Il progetto ha l'obiettivo di accompagnare le comunità, gli abitanti delle aree interne che rappresentano il 60% del nostro paese, quindi parliamo di borghi, paesi, castelli, entroterra d'Italia, a sviluppare delle economie abitanti, cioè sviluppare delle piccole micro imprese che a partire dalle aspirazioni degli abitanti e dalle specificità dei territori, dei luoghi straordinari del nostro entroterra, generano occupazione, generino resilienza di queste aree, di queste comunità e aiutano a combattere un po' i problemi che queste aree hanno avuto dagli anni 50 fino ad oggi, in particolare lo spopolamento, la perdita di servizi essenziali, la perdita di opportunità lavorative, quindi in generale un decadimento della qualità di vita, della possibilità stessa di vivere nei borghi e nei paesi della nostra Italia. E questa è una realtà che noi, come gestori, insomma, dell'OSIP a Muccia viviamo in prima persona, perché noi stiamo realizzando un servizio all'interno di un antico mulino in un comune di poco meno di 800 abitanti. Dove in effetti viviamo e vediamo tutto quello che ci ha raccontato. Quindi, oltre a, tra l'altro, che ha subito anche il terremoto, oltre che la pandemia, oltre che lo spopolamento degli anni 50. Quindi, praticamente, quelli che sono rimasti sono degli Highlander sostanzialmente del territorio, no? E quindi hanno diritto, diciamo, e noi abbiamo il dovere di dargli un supporto. E in effetti stiamo vivendo una fase in cui abbiamo conosciuto e incontrato gli operatori locali, abbiamo conosciuto e incontrato anche i residenti che sono sfiduciati. Ecco, il primo tema su cui volevo chiederti dalla tua esperienza, ecco, dalle attività svolte in altri borghi in giro per l'Italia che vivono questa stessa realtà, come si supera, diciamo, questa sfiducia che c'è verso tutto, verso lo Stato, verso le istituzioni, verso le associazioni, verso le iniziative come le nostre? Si fa veramente fatica a farsi strada, diciamo, ecco, con i residenti, con gli operatori locali. Lo immagino, Marco, perché questa è un po' anche la nostra esperienza. Noi siamo un cosiddetto incubatore di impresa, ma in modo un po' atipico, perché ci siamo resi conto che in aree che hanno subito delle ferite, come può essere stata quella dello spopolamento, ma come è stata sicuramente anche quella del terremoto, la capacità e la possibilità anche di guardare in modo anche positivo al proprio futuro e quindi di attivarsi, no, per costruire dei percorsi di futuro è stata molto, molto limitata proprio da queste ferite, ma come lo è nella vita di ognuno di noi, come lo sarebbe nella vita di ognuno di noi. E quindi siamo un incubatore di impresa con tutti i crismi, diciamo così, dell'incubatore di impresa, ma che antepone allo sviluppo dell'impresa una fase che noi chiamiamo di ispirazione. Cioè andiamo prima di tutto ad incontrare, a volte in incontri pubblici, a volte anche a casa, o comunque camminando per le strade dei paesi, costruendo e tessendo anche relazioni, soprattutto umane, anche personali, però andiamo a raccontare esperienze di altri luoghi che, no, senza fatica ovviamente, sono riusciti a rimettersi in corsa, a riprendere in mano i propri destini, a costruire soprattutto delle risposte a delle risposte che siano piccole, piccolissime imprese, che cominciano a ricostruire un futuro e una vita sociale in queste zone, in queste aree. Io che mi occupo in modo particolare di questa prima fase di ispirazione, guarda, vengo da un'esperienza poche settimane fa in cui
incontrando proprio un gruppo di una decina di abitanti di una piccola frazione nel Ferrarese per 2 ore. Siamo stati quasi a combattere una battaglia, dove io gli portavo degli esempi, gli facevo ragionare, spesso le risposte dall'altra parte erano sì, ma comunque da noi non si può fare, perché noi siamo oramai ridotti al lumicino, siamo pochi, ci sono pochi giovani, abbiamo litigato con questo e con quell'altro, questo, cioè il peso, ma è tutto comprensibile ovviamente, il peso di queste ferite, delle esperienze di questi ultimi anni, il fatto di aver visto per anni allontanarsi i giovani, andare magari a vivere o a lavorare lontano dal loro luogo di origine, o comunque il venir meno di aziende, anche di luoghi e di spazi di socialità, ha fatto in modo che i pesi sulle spalle di chi vive in questi luoghi, in queste comunità, non siano pochi. Io ricordo questa battaglia, ricordo felicemente dal punto di vista professionale, dire, però questa battaglia in cui un po' alla volta cercavo di scardina un po', pezzettino per pezzettino. Esatto, di fargli mettere da parte per un attimo, no, tutte le difficoltà, i dubbi, le paure, le esperienze vissute, per provare a ragionare comunque in un futuro possibile, perché ci sono comunità, luoghi, borghi, paesi, aree interne che quando lo hanno fatto hanno cominciato a ricostruirsi un futuro magari diverso da quello che c'era prima, molto spesso, magari innovativo anche, però è possibile un po' alla volta immaginare, ecco, cose nuove, anche per i giovani, come dicevo. Ecco, su questo infatti, il tema, so che tu hai lavorato su tanti fronti, no? Dall'alimentare al commercio, eccetera, però su questo la nostra sfida è legata al settore turistico. Ora, il turismo rispetto alle altre industrie richiede non tanto uno scambio sull'economico, cioè io produco le patate e poi le vendo, insomma, no? Ma uno scambio proprio umano, okay? Tra chi ospita e chi viene ospitato, no? Quindi questo scambio effettivamente è uno scambio che può essere significativo su questi territori, però richiede anche un certo tipo di apertura mentale, anche una conoscenza della lingua, una conoscenza delle tecniche base di accoglienza. Ecco, come si può collegare, diciamo, questo tema del turismo, secondo te, in questi territori? Cioè, è fattibile con i residenti? Deve venire qualcuno da fuori? Cosa ne pensi? Ma penso che sicuramente le esperienze che vengono da fuori possono essere di straordinaria ispirazione, e ho visto quanto aiutano ad immaginare il proprio destino, no? il proprio percorso, però sono sicuramente utili e fondamentali. Poi nel costruire il proprio percorso, mentre mi facevi questa domanda, pensavo al fatto che nelle aree interne, che sono straordinarie, perché insomma, non esiste un altro paese che abbia delle risorse paesaggistiche, naturalistiche, per non parlare di quelle enogastronomiche, tutto il resto, sono straordinarie come l'Italia. Noi abbiamo anche, da un lato abbiamo dei racconti, o qualcuno direbbe delle esperienze, penso in particolare a chi vive da più tempo, pensiamo agli anziani, no? Che possono essere raccontate e possono diventare sicuramente un vettore di interesse per chi vuole scoprire località del nostro, ecco, paese. È proprio però, su questo, scusami, ti interrompo solo un secondo e ti lascio finire. Non dimentichiamoci, appena hai finito, di parlare proprio di questo tema, dello storytelling del territorio, sì, del turismo esperienziale, perché si viaggia per conoscere qualcuno, molto più che per vedere qualcosa in questi territori, no? Scusa, finisci, sì, pure. No, no, assolutamente, su questo hai da insegnarmi tu, nel senso che io, come dire, recepisco da qualche anno che questo del turismo esperienziale è un trend, credo che si dica, che peraltro mi piace molto, perché permette davvero di, insomma, raccontare delle storie, costruire delle narrazioni, anche tramandarle, anche non perderle. Ci sono delle storie straordinarie, io penso al mio entroterra, in cui ho scoperto delle favole che meriterebbero di essere scritte su tanti libri. Ecco, però insieme a questo, dall'altra parte, credo che invece nella nostra esperienza, in questo millennio, diciamo così, che vuole sposare l'offerta turistica con lo sviluppo delle comunità, delle aree interne, altrettanto deve essere valorizzato il ruolo dei giovani e della loro capacità invece di guardare al mondo.
Tu facevi l'esempio della capacità di saper parlare le lingue, no? Cosa che di solito è un patrimonio prevalentemente dei giovani e quindi è un patrimonio nella sua fondamentale. Ma non solo questo, penso alla possibilità, alla capacità che i giovani di questo millennio hanno di vedere il mondo e quindi anche di portarne dei pezzi nel loro territorio e di creare delle relazioni. Noi parliamo di economie, di comunità, parliamo di economie che nascono nei borghi, nei paesi, a volte veniamo presi come quelli che vogliono far rinascere le vecchie economie artigianali, eccetera. Io in realtà, insomma, ti dico che non è per nulla questo. Noi dobbiamo far nascere delle esperienze nuove che, come direbbe il nostro mentore Giovanni Teneggi, si costruiscono con quel tanto di narrazione, con quel tanto di storia, no? che serve, ma in realtà sono innovative, raccontano dei percorsi nuovi, offrono dei servizi diversi da quelli che fino ad oggi abbiamo offerto anche dal punto di vista turistico. Io ho visto rinascere dei piccoli paesi grazie alla capacità di un gruppo di giovani di andare a conoscere esperienze lontano da loro e di portarle a casa loro e quindi realizzare iniziative, incontri, mostre e tanto altro, creando dell'interesse nel loro territorio e a loro volta portando il loro territorio molto lontano dal loro paese di origine. E questo ha ricreato non solo delle economie, ma anche dei legami sociali, la vita all'interno di un paese, la possibilità di vedere esperienze, mondi e persone di altre culture. Mi piace molto questo tema, anche perché quello che dico sempre anch'io quando lavoro in questi territori è che se nel piccolo borgo ci fosse stato un museo degli Uffizi, probabilmente non sarebbe un piccolo borgo, no? E non sarebbe. Quindi sicuramente puntare sulle cose tradizionali, come sono i musei, le chiese, eccetera, diciamo, non producono, diciamo, quell'effetto di traino turistico, come invece lo produce parlare e confrontarsi con le persone, con i residenti, con le comunità locali. Quello che racconto come turismo esperienziale in realtà parte da essere prima di tutto un turismo relazionale, cioè io sono disposto anche ad andare in quel piccolo paesino, eccetera, pur di conoscere quella persona lì che ha quel tipo di storia, qualcosa di unico da raccontarmi. Ecco, le persone hanno sempre qualcosa di unico, le chiese, i musei, le case, i monumenti no, nel senso non è detto che abbiano lo stesso appeal. E l'altra cosa che mi hai detto molto interessante, che mi è piaciuta, è il fatto che questi giovani che hanno magari fatto un'esperienza all'estero, lontano, eccetera, si portano tutto il bagaglio non solo di competenze che hanno acquisito in queste condizioni, ma anche di conoscenze di persone che hanno conosciuto in questo tema, visto che il turismo per la maggior parte si muove per passaparola, no? È ancora lo strumento principe, diciamo, di promozione turistica, perché poi lo possiamo fare sui social, lo possiamo fare su un blog, anche in modo digitale, però è sempre passaparola in realtà. Allora, il tema è se il passaparola viene fatto a amici, parenti e che sia, che tu hai conosciuto, che hai lasciato magari lontano da quel paese, quello è già un primo strumento per creare flussi turistici, quindi e anche significativi, perché sono basati sulla fiducia che hai costruito nelle persone quando sei stato in quel posto. Quindi in realtà è un turismo ragionato, slow, che viene per conoscere, per capire. È un vero turismo di valore, insomma, ecco, non è un turismo mordi e fuggi, entro, pago il biglietto del museo, faccio 3-4 foto, un bel post su un social e poi vengo via. E bene, avrei anche un'altra domanda, vediamo. Allora, appunto, il problema di questo turismo è la sostenibilità, nel senso, in queste località abbiamo così pochi, appunto, poca utenza, poche attrattive tradizionali, per cui i flussi dovrebbero cercare di essere anche prevalenti. C'è anche molto il problema della sostenibilità durante tutto l'anno, no? Perché ecco, in certi posti d'inverno o comunque in bassa stagione ci sono anche difficoltà a raggiungerli. Immagino i posti dove può essere la neve, dove si fa fatica, insomma, anche a
a tenere pulite le strade per accedervi. Quindi figurati se esistono magari dei mezzi pubblici per andarci, insomma, quindi ci sono anche una serie di difficoltà ulteriori. Su questo cosa ci dici? Nel senso, che tipo di flussi turistici hai visto su questi territori? Guarda, insomma, per partire dall'ultima cosa che dicevi, ho visto turisti arrampicarsi lungo sentieri innevati, lasciando la macchina a qualche chilometro di distanza dal loro bimbi, quindi sono proprio per il gusto, diciamo, della sfida, insomma. Ma sì, ma perché poi ci sono delle attrattività, delle relazioni, come dicevi tu, che si creano, che permettono anche di superare delle sfide o dei piccoli ostacoli. Però penso, mi facevi venire in mente mentre ti mente, ti ascoltavo, tu sai che io ho avuto una piccola esperienza di ospitalità turistica, molto piccola, però la cosa che mi ha colpito di più è che chi è venuto nel mio piccolo B&B perché pensava di visitare un territorio, a volte è rimasto una giornata a fare le chiacchiere con me, che avendo la possibilità, insomma, gli raccontavo di quello che avrebbe trovato nei giorni scorsi. Però una giornata della sua vacanza, della loro vacanza, della loro feria, se la sono passata a farsi raccontare. E forse quella giornata lì sarà l'unica che ricorderanno a distanza di tempo. Sicuramente, forse non l'unica cosa, ma ho capito che la ricordano, poi non solo con me, insomma, a volte li ho anche fatti incontrare con altre persone disponibili a raccontare nella mia zona, e so che sono esperienze che gli sono rimaste. Questo sicuramente sì, cioè quello è la possibilità di raccontare, raccontarsi, e credo che sia, come dicevi tu, una leva straordinaria. Non ti dico che poi da queste conversazioni poi sono arrivati a parenti, amici, familiari. La prima volta che abbiamo, da una di queste chiacchiere con una famiglia americana, è nata un corso per la preparazione delle tagliatelle e del ragù. L'anno dopo i parenti di questa, gli amici di questa famiglia sono partiti dalla Florida solo per venire nel mio piccolo paese a rifare quell'esperienza. Ma cioè, una cosa che ho vissuto e poi non... funziona così. Ecco, io immagino quindi che questa leva, diciamo, moltiplicativa, che è basata appunto sulla conoscenza, sulla persona e sul tempo dedicato alle persone, possa essere effettivamente significativo. Tant'è che noi, tra le attività che facciamo proprio di animazione territoriale, attraverso, diciamo, il personale all'OSIC di Muccia, è proprio quello di conoscere le persone una a una, con degli incontri proprio tecnicamente one to one, no? In cui dedichiamo del tempo per capire, per conoscere e per spiegare come quelle cose che loro fanno e danno per scontate perché sono nella loro quotidianità, in effetti poi diventano attrattive turistiche, insomma. Quindi, e tra l'altro hanno anche un valore economico. Spesso la cosa che ho notato è che loro dicono: sì, beh, però io ci vado sempre, no, a fare una passeggiata con gli ospiti, a far vedere la cascata, piuttosto che a raccogliere le erbe spontanee, eccetera, da cucinare all'agriturismo. E dico: sì, ma quanto pagano per fare questa attività? Niente. Come niente? Insomma, lo faccio così perché mi fa piacere farlo. Dico: va bene, mi fa piacere farlo, però ha un valore economico questa cosa, no? Per cui è un valore che l'utente percepisce, ma se tu non gli dai un prezzo, diciamo, ecco. E questa cosa, primo, e seconda cosa, questa cosa non è prenotabile, cioè io la scopro soltanto dal momento che sono arrivato, probabilmente perdo il 99% dei potenziali utenti di questo servizio, perché se io non so che esiste la possibilità di fare una passeggiata con il local, ok,
nei luoghi o parlare con delle persone significative, eccetera. Questa cosa non è scritta da qualche parte, non è prenotabile. Ora siamo abituati a prenotare qualsiasi cosa, no? La camera d'albergo, il tavolo al ristorante, il posto al teatro, al cinema, cioè qualsiasi cosa noi la prenotiamo. Perché questa cosa non è prenotabile? Perché se non è prenotabile probabilmente non ha valore, oppure se ti riferisci, se porti, diciamo, a conoscere questa attività solo a coloro che sono capitati per qualche altro motivo in quel territorio, ne perdi la maggior parte di potenziali utenti. Quindi la strategia che stiamo adottando, che volevo farti conoscere, insomma, anche per futuri sviluppi, magari potremmo pensare insieme, è proprio quella di basarci sulle persone, lavorare sulle persone e farle crescere. Assolutamente. Marco, guarda, sono talmente convinto di questa cosa che ovviamente ho tutta la mia disponibilità, la disponibilità di Appennino Lab, del nostro team per lavorarci sopra. Non ti nascondo che c'è un grosso lavoro da fare, perché il riconoscimento di chi vive in questi luoghi, appunto, di questa potenzialità e anche del valore economico, che giustamente deve essere riconosciuto, che può avere l'essere accompagnati in una storia, in un'esperienza, in un territorio, in una narrazione, in una conversazione, l'importanza che può avere per un turista, per una famiglia, il suo appunto riconoscimento economico, secondo me va fatto maturare, come state facendo voi, un passo dopo l'altro proprio alla comunità, per mille motivi, a volte per timidezza, anche solo, a volte perché poi diciamocelo, insomma, le aree interne sono belle, sono straordinarie, personalmente ne sono innamorato, ma riconosco anche rispetto, come dire, alle aree urbane anche una certa difficoltà ad aprirsi, a volte a relazionarsi, adesso non ne voglio fare un giudizio onnicomprensivo, però ogni territorio ha un'esperienza, ha le sue caratteristiche, e quindi secondo me ci va lavorato. Noi il lavoro che facciamo anche proprio con le persone, no? Ci occupiamo di impresa, ma lavoriamo con le persone, molto spesso con le relazioni, è un po' anche questo, quello di aprirsi a capire quanto può venire, diciamo, di bello, di interessante dal mondo esterno e quanto invece io posso valorizzare la mia esperienza, del mio territorio nei confronti del mondo esterno, e valorizzare, vuol anche dire riconoscere economicamente. Bene, allora ti ringrazio tantissimo Andrea per il tuo intervento. Grazie a te. È stato un vero piacere e speriamo di metterci a collaborare presto.